Anno nero per la produzione dell'olio extravergine d'oliva su tutto il territorio pratese e in particolare a Montemurlo, dove il prodotto è considerato una sorta di oro verde. Quella che in estate sembrava solo un'infausta previsione, in queste settimane si è rivelata una certezza con un drastico calo nella produzione di olive rispetto alla media annuale, anche se a fare da contraltare c'è la qualità dell'olio che si annuncia elevata. Purtroppo abbiamo quasi il 60% di produzione in meno. Però ci consoliamo sul fatto che le olive sono molto sane e l'olio che ne viene fuori è uno spettacolo, è buonissimo, è veramente un prodotto valido. L'unico peccato è che ce n'è veramente poco. La produzione è stata compromessa dal caldo anomalo di marzo e dalle successive inaspettate gelate di aprile. Questa insolita situazione climatica non ha permesso una corretta allegagione, cioè il momento in cui avviene l'inizio della trasformazione dei fiori in frutti, che si registra nella prima metà di giugno, perché i fiori erano ormai secchi. A rendere ancora più critica la situazione per i produttori è l'aumento esponenziale delle materie prime, che hanno fatto crescere del 40% il costo del vetro delle bottiglie e delle lattine, senza calcolare quanto inciderà l'aumento dell'elettricità e del gas, una serie di criticità che hanno fatto aumentare anche il costo dell'olio per il consumatore.